nuovo presidente del Consiglio è dunque Jacques Chirac. Ma che stai facendo lì, Bernadette? Guarda che cadi, stai attenta. Scusa, a che ora è la partenza per il municipio? Devi passare prima ad Epino. Voi festeggiate, io devo intrattenere i vecchietti? L'insolita assenza della moglie del presidente non è passata inosservata. Buongiorno, signor presidente. E ricordati sempre della fortuna che hai avuto a sposare me. È tutto? Sì. Mamma, sono io. Tu sei dove, papà? Lo cerchiamo dappertutto. Stanno girando parecchie voci sulla sua serata in compagnia di un'attrice italiana. Basta così, prese in giro, le umiliazioni, mi sono sacrificata abbastanza. Adesso vedrete. Votate per la signora Chirac. Noi faremo in modo che i francesi scoprano la sua vera natura. Allora? Perfetta. Un summit al femminile tra Bernadette Chirac e Hillary Clinton. Mi spiegate che sta succedendo? Suo marito sa che lei è qui oggi. Non faccio mai niente senza il consenso di mio marito. Oh, cazzo. Ciao, ciao. Tashi Duncan trasformerà tutta la sua famiglia in dei milionari. Avrà una linea di moda, una fondazione. È stata pazzesca oggi. Grazie. Cioè, non era nemmeno tennis, era un gioco totalmente diverso. Ehi, vieni da noi dopo. Vi rimbocco le coperte? No, continuiamo a parlare. Vi capita spesso di volere la stessa ragazza? Meno di quanto immagini. Di solito abbiamo gusti diversi. Quindi dovrai essere lusingata. Perché tu non piaci a tutti. Qui, dai. Chi di noi due vuoi che... Non è innamorato di te. Pensi che voglia qualcuno innamorato di me? È bello vederti in fissa per qualcosa, anche se è la mia ragazza. L'allenatrice di Art, Tashi Donaldson, è anche sua moglie. Io gioco per noi due, Tashi. Forse ti disturba il fatto che le possa essere piaciuto uno come me? Quando eravamo adolescenti. Quando eravamo adolescenti? Ehi, ti amo. Lo so. Tu non sai cos'è il tennis. È una relazione. Siamo stati in un posto bellissimo insieme. E andiamo! Mi prendo molta cura dei miei due piccoli bianchi. Era tutto un piano. Non questa parte. L'amore fa schifo. Non è mai alla pari, è sempre sopraffazione. Chi l'ha scritta questa qua? Bellissimo, solo che io voglio di più di così. Ci diciamo qualcosa che non abbiamo mai detto a nessuno. Un segreto. Lo sai che non ti piacerà. Se è per legarci per sempre, io sono pronta. Lei lo sa. Basta con questa storia, basta! Qual è l'accusa? Omicidio. Mostrami il disegno. Josette, hai detto? Quanti anni ha? 11 anni. Ha sentito l'arringa del caso Grandin? Sarà un successo. Ed è giunta alla conclusione che era l'uomo giusto. Colpevole! Il compito di un avvocato è far assolvere il suo cliente, non farlo condannare.
Una bambina di 11 anni ingiustamente accusata. La soluzione sarà una formalità. Entri l'imputata! È in una gabbia, questo è illegale, povera bambina! Mi hai assunto per difendere una capra? Una capra? Sì, maestà, una capra. Beh... Gli altri non volevano. Perché soltanto un asino accetterebbe di difendere una capra! E così tu non sapevi che l'imputata fosse una capra? Lo sapevo. Ma se poco fa sembravi piuttosto sorpreso. La tua espressione era... Oh! Non l'ho fatto. Scuotevi anche la testa, ti si muoveva tutta la parrucca. Sento che sono vicino alla verità. Cosa ha visto? Ha visto tutto, tutto! Non è solo una capra. È la mia migliore amica, è mia sorella, la mia confidente. Oh sì, ma certo. Ora dirà che l'ha partorita. Radio Italia, radio ufficiale.